Buongiorno a tutti, oggi cambiamo completamente scenario, abbiamo visto l'ultimo oracolo che ci trasmetteva questa vittoria e questo ritorno in patria, questa vittoria di Dio ma anche del popolo di Israele e oggi cambiamo scenario completamente, inizia il cantico del servo sofferente, del servo di Yahweh. E infatti inizia con questa espressione ecco, eh, che i commentatori ebraici dicono che, ad esempio, Amos Chacham, un commentatore moderno molto famoso, eh, ma lo vediamo anche nelle concordanze, ecco, hine, in ebraico, vuol dire come indicare col dito. E quindi si passa a un altro scenario. Ecco quando uno dice ecco, vede una cosa che si presenta davanti che spesso è una cosa inaspettata. E poi parla del servo, il servo di Yahvé: il mio servo riuscirà con saggezza, si eleverà, sarà innalzato e sarà grande. Traducono. Avrà successo invece che riuscirà con saggezza, ma io ho visto molte traduzioni che, tradu che io ho preferito, eh, dicono riuscire con prudenza, con saggezza, con, con grande sapienza. Eh, <coughs> La forma verbale vuol dire tutte e due le cose. Mm, può significare sia riuscire nell'impresa, che si è intrapreso, potete vedere qua i riferimenti che vi do. Ma anche agire saggiamente. Poi il sostantivo equivalente della radice sahal sehel vuol dire prudenza, vuol dire eh, prudenza, saggezza, senno, intenzione. Ecco, quindi eh, è più probabile la seconda lettura, però. Eh, eh, avrà anche successo. Eh, la resurrezione del Signore, è, è, è il successo più clamoroso di tutta la storia umana. Ecco, è la, la vittoria più grande mai avuta da uomo. E, però rimaniamo riuscirà con saggezza, ecco, perché poi inizia a parlare. Della sofferenza, sapete che questo è il cantico eh, del servo sofferente, del servo di Yahvé, dice: Si eleverà, sarà innalzato e sarà grande. E sì, potremmo pensare che questo elevare, innalzare sia la gloria di Gesù, eh, ma questo lo si può dire solo, solo, solo eh, dopo la resurrezione. E... Però Gesù eh, usa questi termini in un altro senso, completamente rovesciato. Guardiamo la nota 2. Eh, troviamo gli stessi termini nel Vangelo. Quando Gesù parla dopo il discorso con Nicodemo, Giovanni capitolo 3, 14, 15, Gesù dice come Mosè innalzò, vedete lo stesso verbo, il serpente nel deserto, Così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E allora l'innalzare qui vuol dire eh, il patibolo. E lo dice un'altra volta nel Vangelo di Giovanni, qui è ancora più sicuro, Giovanni 12, 32 dice, io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Elevato da terra vuol dire proprio essere appeso alla croce. Ecco queste, questi elementi non si possono attribuire, come dicono alcuni, al popolo di Israele e neanche a nessuno degli altri personaggi biblici della storia antica dell'Antico Testamento. Ecco. Tutti eh, noi cristiani, a ragione, ecco, interpretiamo questo cantico, che questo sono i primi tre versetti ma sono molto densi, interpretiamo questo cantico eh, riferito a Gesù. Ecco, se, pensate quanti secoli prima eh, il profeta ce l'ha eh, consegnato, ecco, siamo molti secoli prima di Cristo. E poi dice sarà grande, c'è un perfetto aggettivale, scusate se entro un po' nella, nella sintassi, nella grammatica, ma va, va inteso così questo verbo, eh, lo chiamano gli studiosi un perfetto aggettivale, una forma verbale aggettivale. E certo che sarà grande, lo dice il Signore qua. Eh, io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Ecco, lo dobbiamo interpretare in questo senso. Poi leggiamo il versetto 14. Come molti inorridirono di te, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e la sua forma dai figli dell'uomo, così egli aspergerà molte genti. Ecco, prendiamo in esame solo il versetto 14. Come molti inorridirono, io ho scelto questa, questa traduzione. Stupirono, è vero, si può tradurre anche così, ma eh, il verbo è molto più forte. Guardiamo la nota 4, io poi vi lascio un po' di spazio per fare un fermo immagine, potete vedere anche voi le note. L'espressione verbale va presa completa. Non è solo il verbo, ma anche la particella, shamam al. Allora, se noi andiamo a vedere dove troviamo questa formula, shamam al, significa stupire, ma soprattutto inorridire di qualcosa, di qualcuno. Potete vedere Ezechiele 27, 35. E nel contesto eh, del nostro passaggio è chiaro che bisogna tradurre così lo dice subito dopo, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e la sua forma dai figli dell'uomo. Ecco, L'aspetto sfigurato di Cristo ce lo ha fatto vedere molto bene Mel Gibson in Passion, nel suo film famoso, dove dà eh, una interpretazione molto esatta, molto... molto molto veritiera di cosa poteva essere il corpo di Gesù dopo la flagellazione e sulla croce. E qui c'è un cambio di persona, come molti non ridirono di te, nessuno traduce così di te, traducono di lui, invece c'è una seconda persona, ma eh, non fa problema perché nella poesia biblica ci sono questi cambi di persona, anche nei salmi. E, Tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e poi la sua forma dai figli dell'uomo, sfigurato più di tutti gli altri uomini, da non sembrare più neanche un uomo. Infatti subito dopo, lo leggeremo sempre nel, cantico, nel canto del servo di Yahweh, del servo sofferente, si dice uomo dei dolori e conoscitore di tutti i patimenti. Quindi abbiamo tradotto bene, i non ridirono ecco, a vedere questa forma e questo aspetto che non è più di uomo. Però nonostante questo, il versetto 15 dice così, egli aspergerà molte genti. Vi spiegherò poi cosa vuol dire questo verbo. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca. Quando avranno contemplato ciò che fu loro raccontato, si sì, porranno attenzione a ciò che mai avevano udito. Egli aspergerà molte genti. Ecco, io ho tradotto letteralmente perché non si può eh, tradurre in modo congetturale oppure a seconda della nostra sensibilità. E non so come traducono gli altri, non ricordo l'ho guardato, ma io ho tradotto letteralmente, ve lo spiego subito, scusate se oggi andiamo un po' eh, nel, nell'ambito della, della sintassi, della grammatica, della filologia, però eh, bisogna capire bene le parole. Questo verbo che vedete, na nazà, in questa forma che si chiama Ifil, scusate <ride> il tecnicismo, però non si può, ehm, non si può parlare eh, di questo cantico senza eh, scoprire il significato delle parole. È come una castagna, diceva San Girolamo, che. Come, un, come la castagna dentro il riccio, bisogna tirare fuori il riccio e, e capire eh, il contenuto, eh, cioè la castagna. Questo, questa forma verbale è usata in ambito cultuale per indicare la spersione del sangue, potete vedere qua riferimenti di sangue, di olio e di acqua, cioè era una forma verbale soprattutto usata nella, come sacramentale, diciamo così, per noi, nell'ambito cultuale. Ecco, si aspergiva sia il sangue, l'olio sui sacerdoti, ma anche l'acqua, ad esempio, l'acqua lustrale. Potete vedere questi riferimenti. TM vuol dire testo maso masoretico, eh, dovete guardarlo in ebraico. L'espressione indefinita aspergerò viene spiegata alcuni secoli dopo dal profeta Ezechiele. Che cosa vuol dire aspergere? È come noi di aspergiamo con l'acqua benedetta, eh, vuol dire, facevano così i sacerdoti al Tempio. E Ezechiele si dice, vi prenderò dalle genti. Vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Poi dice, vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi, e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Ezechiele 36, un testo molto conosciuto, 24-27. Allora, l'aspersione era un gesto cultuale, operato dai sacerdoti, però eh, vedete che dice eh, vi aspergerò e sarete purificati da tutte le vostre sozzure dagli idoli è una purificazione eh, sacramentale che però tende a, a debellare il grande problema dell'uomo cioè il peccato e poi dice vi darò un cuore nuovo qui San Paolo parla di nuova creazione perché il cuore dell'uomo nell'antropologia biblica è il centro dell'uomo si dice nel cuore del mare in, in ebraico ad esempio anche del mare si dice che c'è un cuore cioè è, il punto, è un po' come il motore di un'automobile è la parte più importante la parte, la parte centrale e comunque ne parleremo un po' di più negli spunti di questo però dice poi molte genti ecco qua ci sono le genti e ne parleremo negli spunti ma eh, questo servo va dai pagani dai gentili nessun re di israele ha mai fatto una cosa del genere forse un po salomone con la sua sapienza ma non c'era tutto l'aspetto cultuale che abbiamo visto eh, eh, la sapienza di Salomone era conosce, conosciuta in tutto eh, il territorio circostante alla terra santa. Poi dice, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca quando avranno contemplato ciò che fu loro raccontato. Si por, sì, porrà, porranno attenzione a ciò che mai avevano udito. Allora c'è... Eh, questo annuncio eh, di quello che ha fatto il servo sofferente arriverà anche ai re e non solo alle genti. Eh, quando avranno contemplato ciò che fu loro raccontato, qui c'è il verbo vedere. Ecco, io to ho, ho tradotto contemplare perché non è proprio un vedere. Ecco, però il verbo, il verbo come... Il verbo Ra in ebraico, che è un verbo usatissimo nella Bibbia ebraica, non vuol dire soltanto vedere con gli occhi, ma anche percepire, riconoscere con i sensi e l'intelligenza, constatare. Potete vedere il lessico che ho, ho presentato ecco, di rabbini francesi. E lo vediamo anche in Esodo 20:18. Tutto il popolo, eh, qui c'è alla, alla teofania del Sinai, all'apparazione divina del Sinai, tutto il popolo percepiva, tra, traducono giustamente, i tuoni e i lampi, il suono del corno, e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore, si tenne lontano. Però eh, questo percepiva sarebbe letteralmente vedeva. <ride> Come fa a vedere i tuoni? I tuoni si sentono con l'orecchio, oppure il suono del corno. Ecco, allora capite che io ho, ho tradotto quando hanno contemplato, che cosa? Il racconto del servo di Yahweh, ciò che fu loro raccontato. E poi c'è alla fine una... Un verbo eh, che lo spiegherò dopo, che, che vuol, vuol dire porrà, porre attenzione. Sì, porranno attenzione a ciò che mai avevano udito, una cosa eh, mai udita. Ecco che eh, e qui è il Vangelo e la passione del Signore. Chi se lo immaginava, lo vedremo nella, nel passaggio successivo. Eh, a chi è stato rivelato il braccio del Signore lo vedremo prossimamente. Comunque questo verbo, mh, eh, lo vedete qua, la radice, in una forma abbastanza speciale ma molto usata, e vuol dire comprendere, osservare attentamente, considerare. Potete vedere in Isaia, io ho scelto Isaia rimanendo all'interno del, del, del libro di Isaia, lo troviamo con questo significato eh, quattro volte. Il perfetto, che non è un futuro, io l'ho messo al futuro perché indica un fatto che non si è ancora realizzato, ma che è sicuro nella sua prossima attuazione. È il perfetto profetico. Con 70, la Bibbia greca antichissima, pre-cristiana, dei 70 anziani, dei 70 rabbini, come dice la leggenda, eh, traduce il futuro. Eh, potete vedere anche la grammatica di Juan, che è la più affidabile, che si usa in tutte, eh, in tutte le scuole bibliche, e eh, vi do le coordinate. Riprendo quel verbo, l'aspersione. L'aspersione è un fatto sacramentale, c'erano più o meno dei, si possono chiamare così, dei sac sacramenti anche nell'Antico Testamento. cioè C'era il perdono del peccato, eh, c'erano eh, le benedizioni, c'era la purificazione dell'acqua, eh, del lebroso, c'era una... Un, un sistema sacramentale che poi è rimasto anche nel, nel Nuovo Testamento, però con modalità molto diverse, che dei fini molto differenti. Ecco, eh, per noi, questa espressione l'abbiamo abbia, già detto: abbiamo letto quel testo di Ezechiele, importantissimo, eh, che ci indica. Eh, i sacramenti che Gesù ha istituito nella nuova alleanza. L'acqua significa il battesimo, l'olio potrebbe essere eh, per noi l'olio sui catecumeni, eh, su sui, sì, quelli che si battezzano, eh, ma anche l'olio degli infermi lo usiamo per i malati e il sangue indica l'espiazione. Lo vedremo questo successivamente, sempre nel, nel, nel canto del servo sofferente. E quindi vedete che molti secoli prima di Cristo Dio aveva già pensato anche ai sacramenti, a tutta un'economia nuova, fatta per noi, per, non più per guarire dalla purità, dall'impurità eh, cosiddetta legale mh, che che vediamo nella Torah di Mosè, nella legge di Mosè, ma per una purificazione, il sacramento indica qualcosa, una purificazione interiore dell'uomo e come abbiamo visto anche dal libro di Isaia, al capitolo primo, si intende nel libro di Isaia una purificazione dal punto di vista morale. Leggete il primo capitolo di Isaia e vedrete che siamo nel contesto. E quindi vedete come il libro del profeta Isaia, del grande cantore della parola di Dio, ecco, ci proietta direttamente al Nuovo Testamento. E poi il secondo spunto, faccio due spunti brevi perché la spiegazione del testo è stata un po' lunga. E dice molte genti aspergerà molte genti quando è che gli ebrei sono andati a predicare ai gentili mai i gentili bisogna stargli lontano dai pagani negli atti degli apostoli vediamo pietro che ha paura anche Nonostante un oracolo che aveva ricevuto, ha paura di andare a mangiare in casa del centurione perché era un pagano. Anche oggi un ebreo osservante non vi chiamerà mai in casa a mangiare con loro. Quindi ci si stava lontano, Israele, anzi gli era proibito di avere eh, dei contatti con il mondo pagano, perché nella storia di Israele tante volte eh, Israele ha peccato e, ed è caduta nel, nell'abominio ecco, dei peccati anche che facevano i pagani. Persino i sacrifici umani, il re Manasse, ma anche altri, erano arrivati fino a quel punto. E qui si spiega anche il perché dell'oracolo del capitolo 39 di Dio che sanziona appunto la sconfitta di, eh, a opera dei caldei e la, e la deportazione in Babilonia. Allora ritorniamo al nostro, al nostro spunto. Quando è che sono andati alle genti, i giudei? Sono andati i giudeo-cristiani, gli apostoli. Leggete gli Atti degli Apostoli, non mi ricordo che capitolo, ma comunque fanno un concilio per vedere se era ora di andare anche dai pagani dopo l'episodio dell'incontro di Pietro con Cornelio. Pietro fu anche contestato da alcuni giudaizzanti, però la Chiesa decide finalmente, con Paolo soprattutto per primo, di andare dai pagani. Inizia la, la vita dei predicatori itineranti, gli apostoli, che hanno eh, percorso tutto il mondo allora conosciuto per raccontare appunto questo fatto che non si era mai udito a tutti, grandi e piccoli, anche ai re. Perché parla dei re? È vero, è storico. Ci sono stati tanti re che si sono convertiti al cristianesimo. Ricordiamo ad esempio per primo Costantino, l'imperatore romano, non è mica poco. Eh eh. E poi ne possiamo eh, citare anche gli, degli altri, ad esempio la, la regina Candace, eh, negli atti degli apostoli leggete di quell'eunuco che legge, leggeva Isaia, e il diacolo Filippo gli spiega eh, appunto questo canto del servo di Yahweh e l'eunuco si fa battezzare. Poi non sappiamo com'è andata, ma sappiamo che è la prima chiesa africana. È, la, è, la, è stata la Chiesa di Etiopia, della, della regina Candace. E, e poi si può dire storicamente tanti altri luoghi, anche la conversione della Russia è avvenuta così: si è convertito il re, e si è convertito tutto il popolo, è passato tutto il popolo al cristianesimo. Ecco, vedete il libro di Isaia? <ride> che prospettiva che ha, è come se avesse uno, uno zoom eh, che arriva fino al cielo, perché eh, vede le cose future, ecco, e non solo quelle messianiche che storicamente sono già accadute, ma anche, come vedremo eh, successivamente, anche l'escatologia, cioè i novissimi, le ultime cose, ecco... Il regno futuro, della vita futura, ma anche gli ultimi tempi. Pace bene a tutti e buona giornata.